Andrea Ferrazzi, apriamo la settima sessione, poi torneremo un attimo indietro con un paio di cose che recuperiamo, però con Andrea Ferrazzi, Confindustria Belluno Dolomiti, ma soprattutto Confindustria per la montagna, rete nazionale, riprendiamo i temi principali per gli operatori e i territori, per le imprese nel patto con gli enti locali. Andrea, ci senti? Sento bene, voi Andrea, mi sentite? Ciao, ciao. buongiorno. Ciao a A tutti, te, buongiorno. siamo rapidi, smart, efficaci, eh? Sì, tutto sommato in città qui a Belluno la banda larga è dignitosa, poi ci si sposta qualche vallo più in su e anche nelle zone industriali le cose un po' cambiano. E naturalmente il tema delle infrastrutture è, come dire, una condizione sine qua non per garantire alle imprese di rimanere sul territorio, soprattutto noi che ci apprestiamo a vivere due grandi eventi nei prossimi anni, mondiali 2021, speriamo che tutto vada per il meglio, e Olimpiadi nel 2026. Per riassumere un po' il senso dell'intervento e quindi dell'importanza delle imprese per la montagna, vorrei però, Marco, partire da una parola che dovrebbe essere ben scolpita su tutte le agende politiche e su di tutti gli stakeholder della montagna, che quella parola è attrattività. Dobbiamo tutti insieme impegnarci per rendere questi territori nuovamente attrattivi, non solo per i turisti. Prima abbiamo sentito di un comparto che si appresta a vivere mesi difficilissimi, ma anche direi forse soprattutto per talenti e capitali. Non c'è futuro per la montagna se non c'è impresa manifatturiera, e non c'è impresa manifatturiera se i territori non saranno in grado di attrarre talenti da tutta Italia e da tutto il mondo. E questa sfida passa attraverso due grandi driver: il driver della sostenibilità, che abbiamo dimostrato essere straordinario per i giovani, quindi un grande fattore di attrattività, ma ancor più l'innovazione. Dobbiamo lavorare insieme, pubblico e privato, per creare sui territori degli ecosistemi che siano favorevoli all'innovazione, quindi che mettano insieme centri di ricerca, Digital Innovation Hub, e ovviamente tutti i poli per lo sviluppo delle competenze, che è l'altra grande parola che deve essere in cima alle priorità del paese. E questo si accompagna, come dire, dobbiamo voltare pagina e dobbiamo smetterla con gli sguardi nostalgici, dobbiamo smetterla con gli stereotipi sulla montagna, e anche noi, Marco, dobbiamo forse guardare un po' più in là, oltre questa emergenza, che non ci aiuta dire che il Covid ha rimesso al centro la montagna, perché in città hanno scoperto che si vive male. Il Covid, come tutte le guerre e le grandi sfide, ha un inizio e avrà una fine. Mentre non avrà un inizio, cioè ha avuto un inizio ma non avrà una fine, i grandi macro trend di sviluppo, la sostenibilità e la trasformazione tecnologica. Ed è su questo che dobbiamo puntare, quindi lasciando da parte, no, le immagini idilliache, pensando che la montagna possa rivivere soltanto di agricoltura o soltanto di allevamento. Dobbiamo davvero scommettere sul tema dell'innovazione, e dobbiamo fare tutto il possibile perché anche sui territori di montagna ci siano poli di eccellenza internazionale. Noi a Belluno l'abbiamo fatto portando il terzo hub in Italia della Luiss Business School, quindi sullo sviluppo delle competenze, ma non basta se non riusciremo a creare ecosistemi che davvero rendano questi territori attrattivi. E vorrei chiudere questo breve intervento richiamando un po' la nostra esperienza degli Stati Generali della Montagna, Marco, che temo si siano trasformati in un modo per qualche politico per fare la sfilata e dire che si occupa di montagna. Da quando abbiamo presentato documenti, scelte, decisioni, provvedimenti, non ne sono stati presi. E faccio solo un esempio.
Ti pare possibile che per attivare un ITS, che è una scuola fortemente professionalizzante di sviluppo delle competenze, sostenuta in modo convinto e determinato dalle principali imprese manifatturiere di tutti i territori e anche i territori montani, beh, per attivare questo corso servono 20 studenti a Milano come a Sondrio o Belluno. Avevamo inserito nel nostro documento la necessità di variare i parametri, perché non è possibile che ci siano, lo stesso numero valga per una metropoli come per un'area montana. Dopo qualche anno, questo numero non è stato ancora cambiato. È un piccolissimo esempio, ma credo che sia significativo di come in montagna troppo spesso ci si riempie la bocca, poi quando è ora di prendere una decisione anche banale come questa, in realtà non si faccia nulla se non sfilate agli stati generali della montagna.